Sono Laura. Il mio nome significa alloro, simbolo della poesia. Sono la donna di Francesco, Francesco Petrarca. Caro Simone, tu conoscesti lui ed anche me. Ci incontrammo ad Avignone. Tu, Simone, mi facesti un ritratto di cui Francesco cantò in due sonetti. Francesco, il mio grande amore, che incontrai per la prima volta nel lontano 1327. Da quel giorno in poi io fui la sua musa, la sua ispiratrice e la sua donna. Per lui ero sacra. Ora, caro Simone, Simone Martini, corre l'anno 1348. Io sono stata colpita dalla peste nera e la mia fine è imminente. Scrivo una simbolica lettera a te, Simone, che già da alcuni anni sei morto. La scrivo al tuo spirito, alla tua anima. In questi giorni sei entrato nel mio cuore, poiché ho sognato una cappella che tu hai affrescato. La cappella di San Martino nella Basilica di San Francesco in Assisi. Nel sonno, nel sogno, essa mi è apparsa. Io nella visione onirica entravo dentro tale cappella, avvolta da silenzio, da mistero, poi da una leggera musica sacra. Il sogno era così fulgido che pareva realtà. Io alzavo lo sguardo verso l'alto e tutto intorno. E la cappella si stagliava intorno a me in tutto il suo fulgore. Ero avvolta di luce e di colore, avvolta di bellezza, di armonia. Caro Simone, non so descriverti il fascino che mi ha colpito. Ero come preda di una malia, la malia dell'arte. E in un'urna di bellezza mi sono rifugiata. Allora nel sogno ho guardato i tuoi affreschi, Simone. Ed ecco il primo, San Martino, che taglia il suo mantello e ne dona una metà a un povero. Subito spunta il sole. E Martino sogna poi Gesù che gli dice: il mantello è stato donato a me. Caro Simone, nella visione onirica ho visto questo bellissimo tuo affresco. L'amore mi ha avvolta. Mi pareva di sentire il rumore della spada che tagliava il drappo. Un'arma destinata a ferire qui diventava strumento di bene. Avrei voluto abbracciare Martino. Ed ecco, i miei occhi si sono concentrati sul povero. Il mio cuore ha iniziato a battere in sintonia con il suo, come se anch'io ricevessi il dono di quella metà di mantello. Dunque, caro Simone, in seguito i miei occhi hanno visto il sogno di San Martino. Gesù e alcune figure sacre appaiono in visione a lui dormiente. La scena è silente. Nel sogno assaporavo la dolcezza del riposo del santo. Ne gustavo la tranquillità. Il volto di Martino mi appariva sereno. Sognavo una persona che sogna. Visione nella visione. Sogno nel sogno. Specchio contro specchio. Nel volto di Martino simbolicamente vedevo il mio volto. Sognavo e sapevo di sognare. E la mia visione si rispecchiava in quella di Martino.
caro Simone, i miei occhi si sono poi posati sull'investitura a cavaliere. Martino era destinato a essere un uomo di mondo, un uomo dotato di armi per ferire, di cavallo per andare incontro al nemico, un uomo destinato al potere terreno e alla gloria. Nel sogno vedevo volti austeri di uomini che assistevano all'investitura, imperterriti, attenti, come in una sorta di rito laico. Scorgevo poi altri che suonavano. Nel sogno udivo il rumore di quelle musiche. Sì, era un rumore, un frastuono, era il chiasso del rumore del mondo, della sua corsa irrefrenabile. Poi i miei occhi, caro Simone, si sono concentrati su Martino, mentre viene investito della carica di cavaliere. Ho udito il frastuono chiassoso della gloria del mondo, lo strepito dei beni mondani. E subito ho posto gli occhi sul riquadro in cui vedevo dipinto Martino che rinuncia alle armi. Era come se il santo dicesse: mondo, mondo, con la tua ferocia, con la tua rabbia, con la tua aggressività, mondo, io ti allontano e scelgo altro. Caro Simone, nel sogno vedevo le figure che tu hai ritratte. Anche il cavallo sembrava, con l'espressione degli occhi, voler dire qualcosa. Era come se anch'esso dicesse il suo stupore, lo proclamasse ai quattro venti. Caro Simone, ho visto il volto dell'imperatore Giuliano seduto sul faldistorio. Egli protendeva lo scettro verso Martino e sgranava gli occhi. Era come se dicesse: ma come, tu rifiuti tutto questo? Come puoi dare un calcio alle delizie del mondo? Come puoi allontanarle da te quasi fossero polvere e cenere? Ma ecco, la risposta era scritta sul viso silente di Martino. Con la mano destra indicava la croce che era sulla sinistra. Essa era la risposta alla domanda dell'imperatore. Caro Simone, i miei occhi si sono posati poi sul miracolo del fuoco. L'imperatore Valentiniano non voleva ricevere Martino perché non voleva consentire alle sue richieste di grazia per i condannati. Martino si presenta all'imperatore, questi recalcitra, ed ecco, il trono si infiamma. Nel sogno vedevo l'imperatore sbigottito inchinarsi davanti al santo. Caro Simone, tu hai ritratto mirabilmente il suo sgomento. E con pari maestria hai dipinto anche il volto di Martino. Dal giallo oro della sua veste trapelava la sua santità. Mi sono sentita avvolta di una luce dorata. Avvolta da essa come da un manto, ho scrutato il trono in preda alle fiamme. Nel sogno mi pareva di sentire questo calore che bruciava i mali del mondo, le impurità, gli odi e le guerre, finché i miei occhi si sono posati sul riquadro raffigurante la resurrezione del fanciullo. La scena mi mostrava l'episodio avvenuto appena fuori dalla città di Chartres. La donna si avvicinava col bambino morto al santo e il piccolo riprendeva a vivere. Caro Simone, tu hai dipinto lo stupore,
lo stupore della folla che osserva, che domanda, che si interroga e si chiede miracolo e non sa darsi risposta. Alcuni sembrano increduli, come il signore con il copricapo blu, sbigottito. Carissimo Simone, hai veramente dipinto in questo volto l'incredulità del mondo. Hai saputo dipingere anche la straordinarietà del prodigioso nella messa miracolosa. Martino ha donato di nuovo un mantello a un povero. Mentre consacra l'ostia durante la messa, angeli si presentano e avvolgono le sue braccia con un drappo dorato. Nel sogno ho respirato l'aura di mistero. Ho scrutato il messale finemente dipinto e con esso il calice e il crocifisso e l'altare con la sua preziosa tovaglia. Caro Simone, tu hai saputo distribuire i colori con maestria. Il dorato per il santo, il bianco e il rosso per l'altare, come in un turbinio di colori, forieri di sacralità. Caro Simone, non posso non parlarti del sogno di Sant'Ambrogio. Questo riquadro nella visione onirica mi è apparso in tutta la sua bellezza. Durante la celebrazione della messa, Ambrogio si addormenta e la messa viene interrotta. Solo dopo vario tempo un chierico sveglia il vescovo. Ambrogio racconta di aver sognato la morte di Martino e i suoi funerali. Il volto di Ambrogio, tra il sonno e la veglia, mi pareva eloquente nella visione onirica, come se trapelasse dai suoi occhi semichiusi la dolcezza del sogno. E il chierico anche colpiva la mia mente, lui che con il messale cercava di riportare alla veglia Ambrogio. Mi sembrava di udire la sua voce sussurrare qualcosa al vescovo. Ma ecco, i miei occhi dormienti hanno visto il riquadro raffigurante la morte del santo. Caro Simone, anch'io ora sono prossima alla dipartita. E questo dipinto, anche dopo il risveglio, si è impresso nella mia anima, come per incoraggiarla di fronte al grande trapasso. Nel tuo dipinto, Simone, ho visto la folla accanto al corpo morto di Martino. Visi pieni di dolore, di domanda, di preghiera e di silenzio. E ho scrutato bene il corpo di Martino morto. Caro Simone, tu hai usato in abbondanza il colore dell'oro, come se la morte di un santo non fosse nera di tenebra, ma splendente di luce. E gli angeli raffigurati in alto nel dipinto di tale luce sono espressione. Nel sogno mi pareva che essi attendessero anche me, in un tripudio di gioia, non di angoscia. Caro Simone, il sogno mi ha poi mostrato i funerali di San Martino. Ancora nella visione onirica ho visto la folla. Ho letto nei volti la pietosa misericordia, la pietà per i defunti morti, la devozione con cui celebrare il sacro rito. Nel sogno mi sono unita alla folla orante ed era come se una melodia si impadronisse del mio cuore, come se la morte fosse trasformata in esperienza di luce. Ho anche notato Ambrogio che officiava il rito. Mi sono immersa nell'atmosfera della sacralità della morte.
sacralità in cui ora tu vivi, Simone. Ecco, nel sogno io alzavo gli occhi verso l'alto e vedevo il riquadro raffigurante la dedicazione della cappella. Scorgevo gentile Partino inginocchiato davanti a San Martino. L'esperienza del blu dello sfondo mi ha avvolto, come se il cielo fosse il mio manto. Scrutavo la faccia di gentile Partino, senza cappello, in segno di umiltà, devotamente inginocchiato ai piedi del santo. E di quest'ultimo ho scrutato bene il volto, occhi austeri e teneri insieme, dolcezza e fermezza ritratti in un unico sguardo. Caro Simone, ho distolto gli occhi dal dipinto e di nuovo mi sono guardata intorno. E la cappella da te affrescata mi accoglieva nel sogno come un utero materno. Mi avvolgeva come trasudando aura di gloria e di mistero, aura di sacralità, di un peregrinare in direzione dell'eterno. Era come se la cappella fosse una piccola porzione di paradiso. Caro Simone, tu hai portato questo paradiso sulla terra coi tuoi colori e le tue forme. Dipingendo, hai dato voce al sacro. Hai imprigionato l'infinito in luoghi finiti. Hai portato veramente il cielo sulla terra. E nel sogno questa cappella mi ha trasmesso veramente l'esperienza sacra del cielo. Ecco, caro Simone, quando mi sono svegliata mi pareva di essere trasformata, come se il sogno mi avesse preparato alla mia morte ormai imminente. Corre l'anno 1348 e io sono stata colpita dalla peste nera. Presto, Simone, ti raggiungerò nell'oltre, nel cielo che tu hai dipinto. Io chiedo che il tuo spirito accolga questa mia simbolica lettera, il tuo spirito che attende di incontrarmi nella dimensione del tempo senza tempo, in cui anche San Martino vive. Caro Simone, sono Laura e ti ringrazio. E ti ringrazierò ancora per un po' di tempo, finché non dovrò dire ero Laura. Grazie, Simone. Arrivederci in paradiso.